eventuali anomalie, mi hanno detto guarda che c'è trovi qua in un'altra cosa. E dico no, questa è una cosa che non mi torna, aspettate un attimino, che fa questo e quell'altro, sono tornati lì. Loro praticamente hanno registrato tutti i comandi di bordo in modo che dopo 20 minuti mi torna automaticamente in ratto. Però per fare questo, per non sputtanare tutto, è un lavoro di fino che hanno dovuto fare, perché hanno dovuto calcolare la manovra precedente, quella che era chiamata CPCN, rimettere... È andata così. Comunque, nonostante questo, siamo stati in tanti, a dimostrazione quindi dell'attenzione che c'è in Abruzzo e non soltanto in Abruzzo per una problematica così importante. Questa manifestazione organizzata veramente in fretta dall'associazione degli amici dell'Osso Bernardo del WWF ha visto l'adesione di tantissime associazioni e adesso ne leggo un primo elenco, poi man mano qualcuno me ne dirà altri, quindi nel corso degli interventi li citeremo tutti. Innanzitutto c'è stata la partecipazione della provincia dell'Aquila, comuni di Popoli, Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Gioia dei Marsi, Opi, Villetta Barrea. Fra le associazioni Civitella Alfedena, mi dicono subito, AIGAP è un'associazione delle guardie delle aree protette, l'associazione Pro Natura, Meteo Roma, il Club Alpino Italiano Abruzzo, Legambiente, la LAV, gli Animalisti Italiani, Mountain Wilderness, la LIPU, l'associazione La Ferriera, la CGL. Abbiamo qui in rappresentanza l'assessorato all'ambiente della regione Abruzzo, quello lì, è rappresentato l'assessorato all'ambiente della regione Lazio, c'è l'onorevole Pina Fasciani che vedevo prima da qualche parte, e ci sono poi una serie di... l'assessore Fina della provincia dell'Aquila, e ci sono poi una serie di altri soggetti che adesso faranno dei brevissimi interventi. Noi abbiamo, chiaramente, sono molte le associazioni, sono molte gli enti locali, abbiamo cercato di limitare al massimo gli interventi brevi per dare quindi un segnale della nostra presenza. Iniziamo chiaramente con il sindaco della città che ci ospita, Giovanni Grassi. Grazie a voi tutti per aver partecipato. Partecipato questa sera a questo evento, diciamo che siamo stati tutti quanti coraggiosi nell'affrontare anche la pioggia che non cadeva, come ha detto il nostro amico, da 4 mesi. Bene, anche questo ha servito a fortificarci e a dire abbiamo fatto ancora un altro sacrificio per l'Orso Bernardo. Non era nemmeno spenta in San Sebastiano l'euforia dell'ultima festa dedicato a quest'orso, lo scorso 25 agosto, ed eccoci piombato nella più profonda costernazione e tristezza. Bernardo, l'orso forse non così famoso come il Yogi dei fumetti, è stato trovato privo di vita insieme alla compagna un orsacchiotto. Forse non era così famoso come Yogi, ma Bernardo era vivo, era vero. Era un briccone che amava le scorribande nei pollai di questo piccolo centro per calmare le esigenze del suo grande stomaco, non trovando pecore o mele ormai quasi sparite da questa valle. Era questo il suo habitat, ciondolava per le stradine del paese incurante persino dell'abbaiare dei pochi cani che lo seguivano a prudente distanza. Lui era conscio della sua forza e non aveva certamente necessità di dimostrarlo azzannando cani e disturbando i cristiani. Di carattere mite e pacifico, ormai integrato nel vivere quotidiano della gente, aspettava pazientemente l'imbrunire o la notte per le sue sortite, quasi volendo evitare di produrre spavento a chi dovesse incontrarlo. Prendeva qualche gallina, qualche nostro anziano, che alle prime sue visite imprecava, prometteva. Bernardo come Yogi, amico dei bambini, che nelle loro gite scolastiche si soffermavano su queste strade con la speranza di vederlo passare. Ora non più, e le immagini di Bernardo esanime sull'erba ha fatto il giro del mondo. Imprecare contro coloro che hanno perpetrato una simile infamia fa male solo a noi stessi. Ci auguriamo che l'autore o gli autori del folle e barbaro gesto vengano presto assicurati alla giustizia. Ma intanto il parco ha perso il suo simbolo, San Sebastiano la sua mascotta e voi ragazzi amici dell'orso la vostra bandiera. Ma io vi incito a non mollare. Il vostro gesto, forse inconsulto, di circa 7 anni fa, ha portato a questo. Guardatevi intorno.
ed osservate con la commossa partecipazione al nostro dolore. Non mollate, altri Bernardo sono ancora, per nostra fortuna, tra i nostri mondi. Difendiamoli dalla vagità di gente perversa. Non chiedete più una gallina per l'orso, bensì continuate a muovere le coscienze. Intensificate la campagna per avvicinare all'orso bruno marsicano la simpatia che avete ottenuto nei confronti di Bernardo. E in questo momento colgo l'occasione per annunciare che a breve proporrò al Consiglio Comunale di dedicare a Bernardo una stradina, una piazzetta o un vicolo, perché Bernardo è stato e sarà il personaggio che più lustro ha dato a questa valle. Grazie a tutti per la vostra solidarietà e partecipazione. Invitiamo per un intervento il presidente del parco, Giuseppe Rossi. Grazie. Io credo di non dover dire molto, di parlare poco, perché è giusto che siate voi invece a parlare. Io voglio ringraziare soltanto voi tutti, chi ha organizzato questa manifestazione e tutti voi che avete partecipato. Credo che dopo questi giorni terribili, augurandoci naturalmente che presto possano essere individuati i responsabili, noi del parco, più che parlare, si debba cominciare a riflettere. Lo stavamo già facendo, per la verità, adesso lo dobbiamo fare ancora di più, per capire perché queste cose ancora accadono e soprattutto per capire che cosa bisogna fare per evitare che continuino ad accadere. Io, ecco, sono felice questa sera, nonostante tutto, perché ho capito che quello che avete fatto è una cosa bellissima e grande. E da questa sera io ho ripreso a vedere un po' più sereno, ancora un pochino più sereno rispetto ai giorni scorsi, l'avvenire del nostro parco. Grazie ancora.